verso il mare, ma spostarsi non è soltanto un problema di circolazione per le strade, è anche un problema legato alla nostra fisicità, legato ai danni che può provocare una guida lunga e non preparata. Chi guida per professione, i tassisti, gli autisti di camion, gli autisti di aziende tranviarie pubbliche sanno benissimo di che cosa sto parlando, cioè i danni che possono essere causati da una lunga esposizione alla guida. È un problema che riguarda anche noi automobilisti che non usiamo la macchina come mezzo di lavoro ma come strumento di trasporto. Ne parliamo con due persone che ne sanno di più, che sono il dottor Ivo Pulcini, specialista in cardiologia e medicina dello sport. Buongiorno, ben arrivato. E con un campione, Alessandro Martinez, pilota Superstock, un pilota di motociclismo. La Superstock è una categoria particolare di motociclette ed è una, in pratica sono moto derivate dalle moto di serie, è così Alessandro? Certo, certo. Dunque, dottor Pulcini, partiamo da lei. Che cosa succede a chi guida per molto tempo l'automobile e non è un pilota professionista? Quali danni può causare per la postura, per la posizione? Da quando Isaac Newton ha inventato la legge di gravità sono passati 300 anni. Bene, dopo 300 anni, solo un mese fa, la scienza medica si è occupata delle conseguenze, degli effetti dell'accelerazione e della decelerazione, della gravità e della microgravità che avviene poi con gli astronauti. E questi sono effetti importanti che possono nuocere non soltanto alla salute, ma alla sicurezza dell'automobilista, perché tanti incidenti inspiegabili sono dovuti al fatto che tanti automobilisti hanno dei difetti posturali e non lo sanno. Come ci se ne può accorgere? Intanto molti sanno per esempio fare la retromarcia esclusivamente ruotando la testa da una parte, sì, quindi sì, questo soggettivamente, sì, possibilmente a destra, e altri invece per accorgersene basta che allungano le braccia e vedono che un braccio più lungo o uno più corto, questo può comportare delle difficoltà nella guida, perché non dimentichiamo, poi vedremo anche la Formula 1, ma nel guidatore normale le sollecitazioni che avvengono a livello delle braccia sono chili. Quando non c'è l'idroguida, 10 kg a destra e 10 kg a sinistra, sul collo in curva possiamo superare i 40 kg, per spingere il piede sul freno possiamo anche arrivare a 80 kg, quindi sono tutte forze che necessitano intanto di una buona preparazione fisica, quindi non tutti possono guidare la macchina, ogni tipo di macchina, senza avere una preparazione, poi devono essere perfettamente equilibrati in modo tale che i sensori che poi vengono dai piedi trasmettano le informazioni al cervello in modo uniforme e rimandano, rinviano il comando in modo rapido e corretto. Ecco perché se c'è una piccola interruzione dovuta magari a una distorsione, c'è un difetto di comunicazione, e quindi la staccata di un Valentino Rossi può arrivare in ritardo e sbagliare la curva. Ho capito. Dottor Pulcini, lei ha portato questo stetoscopio perché è un simbolo della medicina oppure per... Proprio per spiegare un pochino, perché è difficile tradurre in termini elementari dei concetti complessi scientifici. Vediamo per esempio, se la macchina prende una buca va fuori convergenza e ce ne accorgiamo guardando l'usura degli pneumatici. Sì. Se un soggetto prende una buca può andare fuori convergenza perché prende la storta, mettiamo al piede destro e zoppica. Dopo qualche giorno non zoppica più, sostiene di essere guarito. Invece no, paga nel tempo le conseguenze di questo trauma, perché anche a distanza di 20 anni può capitare che per non fare zoppicare il corpo il nostro organismo si adatta, ha delle potenzialità di adattamento e ruota il bacino in senso orario contraendo il muscolo. Cioè la parte che duole poi viene contratta. La gamba destra risulterà più corta e certamente non può essere corretta con un plantare oppure chirurgicamente. Lei ci sta dicendo che anche gli esseri umani vanno fuori convergenza. Assolutamente come le sì. E questo spiega perché l'automobilista fa la retromarcia girando la testa a destra, perché la testa è legata al bacino attraverso la colonna. Se il bacino ruota, la testa è costretta a subire questa forza e tende a ruotare, ma poiché gli occhi stanno davanti non posso stare così, devo mettermi così, ed ecco la scoliosi e la facilità a ruotare nel senso del bacino e non controsenso, e quindi a sinistra ho difficoltà a girare quindi la testa. Negli anni questo crea problemi, crea scoliosi, crea problemi soprattutto alla colonna cervicale per effetto di questi carichi pesanti se uno non si allena, perché 40 e più chili a livello della colonna cervicale fanno perdere la cosiddetta lordosi fisiologica e quindi diventa verticale la colonna. Questa perdita di una sola curva comporta la perdita dell'efficienza di tutta la colonna del 50%, pertanto un soggetto che non ha più la curva, se porta un chilo è come se ne portasse 5.
E di qui disturbi alla testa, mal di testa, disturbi alla vista, vertigini, disturbi dell'equilibrio cervicale e dolori lombosacrali che sono all'ordine del giorno. Quindi occorre una preparazione fisica. Una preparazione fisica e quindi una correzione della postura eventualmente alterata. Per guidare una moto, anche se una moto di serie, ma comunque una moto preparata per campionati particolari come la tua, cioè ci vuole una preparazione fisica particolare, perché come diceva il professore, occorre piegare la moto, occorre tirar giù. Insomma, ci vuole una prestanza fisica. Sì, sì, c'è una preparazione. Sì, io mi preparo a lungo tutta la settimana, fai palestra, fai bicicletta, fai insomma tutta la ginnastica per rimanere a posto, per portare questa moto. Fai anche pesi? Sì, sì, certo, faccio anche pesi. Tanto. Allora, che consigli potresti dare a chi guida la moto, ma non è un campione come te, insomma, chi guida la moto tutti i giorni in strada magari per andare al lavoro, comunque è un impegno anche qui. Sì, sì, un impegno che pure è grosso. Io ricomendo sempre tranquillità, di prenderselo tutto con calma. C'è tempo per frenare, c'è tempo per dare il gas, c'è tempo per tutto. Uno deve andare sempre sul suo limite. Diceva una volta Giacomo Agostini, che è un grande campione di motociclismo che tu conosci sicuramente, la differenza tra la moto e la macchina è che in caso di incidente l'auto assorbe l'urto, in caso di incidente in moto è l'essere umano che assorbe l'urto, certo, quindi ci vuole anche una preparazione fisica per guidare una moto, anche una moto ordinaria come le nostre. Sì, sì, certo, fino a un scooter ci vuole uno essere a posto, perché sennò alla fine quando fai 10-20 km uno diventa stanco, deve essere almeno un po' preparato per far tutto. Dottor Pulcini, i piloti come lui, motociclisti, professionisti eccetera, subiscono una serie di sollecitazioni molto forti, di stress fisici molto forti. Lo studio dei loro casi può fornire elementi utili per curare i nostri casi dei comuni mortali? Come la macchina da corsa fornisce elementi utili per le macchine ordinarie, così lo studio loro che abbiamo fatto insieme a Riccardo Ciatti, che è un pilota e un tecnico, abbiamo potuto per esempio toglierci delle soddisfazioni, delle curiosità. Abbiamo notato che il 90% dei piloti ha difficoltà a curvare a destra. Lui è un'eccezione perché curva meglio a sinistra, ma lui è un'eccezione. Altrettanto si è visto che le frequenze cardiache dei piloti a riposo, quando a motore spento, stanno a 100 battiti al minuto. Appena accendo il motore vanno a 120, come cominciano il primo giro 150 e poi durante tutta la gara stanno sempre intorno a 180-185. Qualche volta, questa è un'altra curiosità, quando c'è una staccata, addirittura la frequenza cardiaca da 180 passa a 100 improvvisamente, come se frenasse, ma questo è spiegato attraverso una specie di meccanismo simile Valsalva, cioè la pressione endoaddominale e l'apnea che si crea dalla decelerazione, curva accelerazione, abbassa la frequenza cardiaca e quindi prepara l'organismo a rispondere con più efficienza all'accelerata successiva. Grazie dottor Ivo Pulcini, grazie Alessandro Martinez. Andiamo a vedere adesso una che sicuramente non ha problemi di convergenza. Sonia Grezzi. Che ne sai, caro Franco?